andiamo a vedere qual è il titolo nel mirino di questa puntata, quindi questa rubrica che serve anche per capire quali titoli evidentemente si possono inserire in watchlist. Eccolo qui, Elite Esports. Adesso mi racconti un po' perché hai scelto questo titolo. Io trovando qualche informazione qua là, gli esports, conosciuti anche come gaming competitivo, sono una forma di competizione elettronica organizzata che avviene tramite e grazie ai videogiochi. Il prefisso E sta per electronic, quindi inglese I, e sottolinea il carattere digitale di questo nuovo fenomeno. Quindi parliamo di un nuovo fenomeno. Allora, perché questo titolo? Poi naturalmente lo vediamo anche graficamente. Certo, dopo aver visto Elite Esport, col tuo permesso mi riallaccerei un attimo poi a mercati, dando un'occhiata invece a un altro grafico molto più conosciuto di Elite Esports. Sì. Elite Esports è un titolo che ho scelto meramente per ragioni di analisi tecnica, perché è un titolo che ha avuto un downtrend tuttora in corso, ed è un titolo che quando è stato quotato, insomma, ha fatto scintille, faville, fuochi e fiamme, perché chiaramente il settore è un settore comunque estremamente importante, in espansione, sia per le fasce di età che geograficamente. E quindi è un settore che secondo me va assolutamente tenuto sott'occhio. Il titolo è stato dimenticato, si è andato addormentando e comincia a dare dei segnali importanti graficamente, e se è possibile possiamo già vedere il primo grafico, il time frame daily, dove si evidenzia come le quotazioni, il prezzo sia andato a formare in sostanza una figura di analisi tecnica molto chiara, un triangolo ribassista. E proprio nella sessione di ieri sembra che si possa andare a rompere la base del triangolo, dando un segnale fortemente ribassista. Peraltro siamo su una cifra, una soglia psicologica, cifra tonda $1.50, e probabilmente la rottura al ribasso, che visto anche il sentiment in generale dei mercati potrebbe avvenire, dovrebbe dare il là all'ultima gamba ribassista, che vista appunto la volatilità dei mercati e vista la volatilità del titolo potrebbe esaurirsi anche in tempi secondo me brevi. La rottura appunto dei 1,50 potrebbe portare il prezzo velocemente anche in area $1, e andando sul time frame weekly andiamo proprio a vedere come area $1 sia sostanzialmente un livello fondamentale per il titolo, oltre a essere chiaramente $1 tondo, una soglia psicologica importante. Vediamo proprio come $1 sia un supporto sui minimi assoluti del titolo, che potrebbe dare il là a degli acquisti anche di medio-lungo periodo. Perché mi interessa graficamente questo titolo? Perché comprando Elite a $1 si può, con una size contenuta, posizionare uno stop loss anche sotto 0,80, quindi rischiare 20 centesimi per ogni azione. Ma se questo fosse il cosiddetto bottom, il cosiddetto fondo, il rialzo, seppur lento, potrebbe essere prolungato e di percentuale importante. Quindi andiamo ad avere un risk reward, un rapporto tra rischio e rendimento sostanzialmente importantissimo. Questo è un titolo che un anno fa stava a $4, quindi comprarlo a 1 rischiando 20 centesimi per cercare di guadagnare $3 è sicuramente qualcosa di allettante. Quindi Elite Esport va in watch list, e a $1 decideremo se intervenire. Esatto, decideremo quando. Se intervenire, non ho sentito. Sì, decideremo se intervenire. Lo monitoriamo come sempre da questo momento, insomma, come facciamo. Assolutamente. E poi capiamo cosa fare. Vuoi aggiungere? Tornando, sì. No, non vorrei aggiungere nulla su Elite, se non che appunto il momento in cui dovesse arrivare a $1 verificheremo che cominci ad esserci un rimbalzo con buoni volumi. Certo.